Pertanto noi adesso al 14° giro qua abbiamo fatto 93 maglie alte. Adesso dobbiamo arrivare fino ai segnamaglie. Iniziamo il 15° giro con 3 catenelle, così. Voltiamo quindi il lavoro, andiamo a fare in tutto 42 maglie alte. Ok, quindi una volta fatte le 42 maglie alte, noi andiamo a togliere il segnamaglie e facciamo una diminuzione tra quella che era la maglia numero 43, che è questa qui, ok, così, e la prima maglia alta che abbiamo sulle catenelle, per cui in questo modo. E su questa diminuzione noi andiamo a mettere il segnamaglie. Poi facciamo 2 maglie alte che sono sopra le catenelle, tranquillamente così. Poi facciamo questa maglia qui centrale che si trova sempre sopra le catenelle, ma che noi la teniamo come riferimento. Quindi facciamo ancora questa maglia, maglia alta e ci mettiamo il segnale. 2 maglie alte sempre sopra le catenelle, quindi questa e la successiva. E poi facciamo la diminuzione tra l'ultima maglia qui che si trovava sopra le catenelle e la maglia che abbiamo segnato, che è o la prima o la 43esima, a secondo, no, di come vediamo noi il lavoro. Quindi facciamo la prima maglia alta non chiusa, la seconda maglia alta non chiusa, questa qui, e poi le andiamo a chiudere insieme e segniamo questa diminuzione. E poi possiamo lavorare per terminare il giro numero 15. Possiamo lavorare, dicevo, 42 maglie alte. E in tutto avremo ottenuto 91 maglie alte da 93 che ne avevamo, no, nel 14° giro, perché abbiamo fatto appunto due diminuzioni, quindi abbiamo diminuito 2 maglie. Nel 16° giro dobbiamo fare praticamente quasi la stessa cosa, ovvero arrivare fin qua con 42 maglie alte, poi la diminuzione la facciamo con la maglia che abbiamo segnato e quella successiva, quindi rimarrà una maglia alta, poi la maglia centrale ancora una maglia alta, qui ci facciamo la diminuzione con la maglia precedente, quella segnata e con la maglia segnata e poi termineremo con 42 maglie. Quindi in tutto alla fine del 16° giro noi avremo 89 maglie alte. E quindi arriviamo fino a qua e poi vediamo. Dopo le 42 maglie abbiamo detto di fare la diminuzione con la maglia segnata e quella successiva. Quindi facciamo la prima maglia alta non chiusa, la seconda maglia alta non chiusa e poi le chiudiamo insieme e questa maglia qui la andiamo a segnare. Poi lavoriamo una maglia alta che è questa, la maglia segnata che è quella centrale e andiamo a segnarla nuovamente così dopo ce la ritroviamo messa bene, ok? Ancora una maglia alta e poi facciamo la diminuzione con la maglia con questa maglia alta qui e la maglia segnata. Quindi la prima maglia alta non chiusa, la seconda maglia alta non chiusa e le andiamo a chiudere insieme e segniamo questa nuova diminuzione che abbiamo appena fatto. E poi terminiamo il 16° giro con 42 maglie e in tutto con 89 maglie alte, perché a 91 ne abbiamo appunto tolte 2. Una volta arrivati qui, pertanto possiamo togliere questo segnale e fare la diminuzione con queste 2 maglie. Cioè facciamo la prima maglia alta non chiusa, la seconda maglia alta non chiusa che è questa, così, e poi le andiamo a chiudere insieme. Qua non c'è bisogno di mettere il segnale perché tanto siamo arrivati alla maglia centrale. E la andiamo a fare questa maglia centrale. E questa invece la segniamo. Ok.
Poi andiamo a fare la diminuzione con queste due maglie qui, quella prima del segnale e quella sopra il segnale. Quindi la prima maglia alta non chiusa, la seconda maglia alta non chiusa e poi le chiudiamo insieme. Benissimo, quindi prima e dopo il segnale noi abbiamo due diminuzioni e poi continuiamo a fare 42 maglie. Quindi terminiamo il 17° giro. Con, adesso ci guardo, 87 maglie alte, sì, perché sono 2 in meno, no? Rispetto al giro precedente. Nel 18° giro, dopo aver lavorato le 42 maglie alte, qua in mezzo quindi togliamo il segnale e con queste 3 maglie alte facciamo una diminuzione tripla. Quindi la prima maglia alta non chiusa, la seconda maglia alta non chiusa. La terza maglia alta non chiusa, che è questa qui, e poi abbiamo 4 maglie sull'uncinetto che chiudiamo tutte insieme. E poi continuiamo ad andare fino alla fine con 42 maglie. Termineremo il 18° giro con 85 maglie alte. In questa maniera il cavallo dei pantaloncini è terminato, no? Abbiamo fatto questa specie qua di triangolino, per cui adesso riassumiamo un attimo il tutto. Ci sono 5 giri di lavorazione granny qua colorata, no? Abbiamo fatto il primo marrone, il secondo blu, il terzo giro arancione, il quarto turchese e il quinto sempre marrone. Poi abbiamo fatto 13 giri con le maglie alte. Abbiamo lavorato le due gambine separatamente. Poi al 14° giro abbiamo unito le gambine attraverso 7 catenelle, no? E nel 14° giro abbiamo lavorato tutte e 93 le maglie alte perché erano 43 su una gamba, 43 sull'altra, più 7 fa appunto 93. Poi nei giri che vanno dal numero 15 al numero 18 abbiamo fatto queste diminuzioni, le maglie sono diventate 85 e con queste 85 maglie siamo arrivati quassù al giro numero 41. Gli ultimi 6 giri, questi qua, li utilizzeremo per l'elastico e sono circa qui 4 centimetri. Ok, perché dopo noi questa parte qua la dobbiamo ribaltare, cioè praticamente così. Ok, anzi dall'altra parte in questa maniera, però per farvi vedere, no? Che diventeranno 2 centimetri in quanto la ribalteremo e all'interno, no? Metteremo appunto l'elastico. Ok, quindi in tutto questi pantaloncini misureranno 28 centimetri, sono 24 fin qui più i due praticamente dell'elastico, quindi 26. A noi ne servono 28 appunto per ripiegare. Le porzioni sono quindi 11, va bene fino al cavallo, così poi sono altri 14, 13, altri 13, no? Per arrivare fino alla porzione dell'elastico e poi 4 per mettere l'elastico. Adesso realizziamo una parte esattamente identica a quest'altra, poi li andremo a cucire, a terminare, a rifinire. È tutto. Va bene, una volta finite e terminate quindi le due porzioni, andiamo a cucirle insieme. Non lo realizzeremo insieme perché già abbiamo fatto la stessa cosa nel video, no? Nei vari video del golfino. Quindi la cucitura la guardate tranquillamente lì perché si fa nella stessa maniera con il soprammano, quindi sia ai lati che qua sotto il soprammano, quindi è il tipo di cucitura che bisogna utilizzare. E quindi viene questo pantaloncino qui sul rovescio del lavoro. Poi, le cose invece che ci sono da specificare sono queste. Da una parte andiamo a cucire fin qui, ovvero fino a 3 giri dalla fine. Eccoli qua, 1, 2, 3 da entrambe le parti, mentre gli altri 3 dei 6, che erano appunto per l'elastico, li andiamo a cucire insieme da una parte. Dall'altra invece andiamo a cucire tutto.
qui è tutto cucito. Io ho già fatto questa cucitura, per cui non si vede questa cosa, però immaginate, no, che sia tutto cucito fino alla fine, ecco così praticamente. Quindi una porzione tutta cucita fino alla fine, l'altra lasciata aperta sui tre giri terminali. Al rovescio del lavoro, come vi dicevo, dobbiamo andare a ripiegare in questa maniera. Quindi ripiegare i tre giri, no? Sopra gli altri tre giri sottostanti. Ok, tutti intorno. Lo andiamo a ripiegare, ok? E poi si va invece a fare il sottopunto per unire qui, che adesso invece vediamo insieme, perché l'abbiamo già realizzato per quanto riguarda la cucitura delle fodere sulle borse, due o tre volte almeno. Però qui, vabbè, è possibile che qualcuno non l'abbia visto e quindi lo rifacciamo questo sistema. Poi vi faccio vedere bene come mettere l'elastico e tutto, per cui poi le cose nuove sono queste qui. Per quanto riguarda, ripeto, quelle già fatte, le potete trovare tranquillamente nel video precedente come si chiama, del maglioncino. E basta, non direi di andare da altre parti perché quelle sono poi. Ok, quindi stiamo sul rovescio del lavoro, dobbiamo cucire queste due porzioni, abbiamo detto con il sottopunto, per cui adesso vediamo da vicino quali punti dobbiamo prendere. Allora, il filo mettiamo che sia questo, cioè è questo. Andiamo a prendere una porzione sulla parte inferiore del pantaloncino qui e una porzione su questo risvolto, ok? Sopra. E i punti sono questi. Quindi prendiamo questa parte. E poi sul risvolto una porzione che sta verso sinistra rispetto, no, al filo. Adesso qui dobbiamo fare l'ultima parte, che è quella, diciamo, un pochino più impegnativa, e la realizziamo insieme. Questa porzione che rimane aperta, è chiaro, deve coincidere, no, con l'inizio della cucitura, quindi arriviamo fin qua. Quando siamo arrivati pertanto da questa parte, iniziamo con l'altra, quindi la andiamo a ripiegare proprio qui dove c'è la cucitura. Mi raccomando, tre giri abbiamo detto, e ricominciamo a prendere un punto sui pantaloncini, che sarebbero questi qua, ecco, e poi un punto sul risvolto. Allora, questo è l'elastico che ho preso io e è da 18 mm, quindi 1,8 cm, ok? E 2 penso sia un pochino troppo grande, alto, però vabbè, vedete, poi ce lo misurate qua dentro, eh? E la lunghezza un po' più di 50 cm, credo che lo venda in base alla misura che volete, non necessariamente 50, 1 metro e cose così. Vabbè, comunque più di 60 cm meno è chiaro di 1 metro. Se ve lo fa meglio, se non lo fa proprio, ne comprerete 1 metro e poi vabbè ci farete qualche altra cosa. Allora, qui sarebbe meglio prendere una spilla da balia, io questa qua, e userò questa. E lo metto da una parte dell'elastico, no? Così. Poi vado a prendere i pantaloncini va bene, dopo un po' di traversie, ma comunque solo perché non avevo una spilla da balia fatta bene, ecco, perché altrimenti se voi ne avete una, prendetela, quella ha una punta arrotondata e quindi non passa, cioè non c'è il rischio che vada qua in mezzo. Riuscirete a portare l'elastico, ecco, da questa parte
cioè da questa parte entra qui, no, e poi esce, è chiaro, sempre, cioè da quest'altra parte qua, in questo modo, ok. Quanto stringere? Allora, non troppo, perché è chiaro, ai bimbi in vita non è che dobbiamo stringere troppo. Ecco, un pochino qui che i pantaloncini facciano questo, ok? Un pochino così, ma non di più perché appunto. E anche dall'altra parte. E poi queste due porzioni le devo cucire tra di loro. Per quanto riguarda la rifinitura qua in basso, anche questa la realizziamo a maglie basse, così come abbiamo fatto nel maglioncino, solamente un giro a maglie basse, sia da questa parte che da quest'altra, andate a guardare le maniche appunto del maglioncino. A questo punto i nostri pantaloncini sono terminati, adesso vi faccio vedere un attimo tutto il completo. Se comunque questi video vi sono piaciuti, mi raccomando, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale. E poi io vi riassumerò in due video, ovvero uno per il maglioncino e uno per i pantaloncini, tutto quanto il lavoro. Per cui chi non ha potuto lavorare giorno per giorno, 15 minuti al giorno, potrà avere tutti e due i tutorial in un blocco unico, uno appunto per il maglione e uno per i pantaloncini. Ci vediamo la prossima volta, sperando che questo format vi piace, altrimenti ritorniamo ai vecchi sistemi. Per me è la stessa cosa.